cominciando con un piccolo ricordo personale. Livio spesso faceva i conti di quanta parte della sua vita aveva occupato in aereo, in treno, quanti anni aveva occupato in treno, eccetera, e anche quanto tempo della sua vita aveva occupato ad aspettare quelli che arrivavano in ritardo. E era una cosa che lo faceva abbastanza irritare, perché diciamo effettivamente se uno fa il calcolo, diciamo, ognuno le ha subite queste cose. Allora, questa era una battuta, perché sono abbastanza rattristato del come si è soffocato lo spazio da dedicare, perché se no soffochiamo il resto del dibattito, ma insomma sembra che sia ineliminabile questo fatto, e invece è eliminabile. Allora, Livio, il modo di commemorare una figura come Livio non è parlando della sua persona, perché Livio nella strada percorsa, che è la parte che doveva essere più personale della sua autobiografia, perché all'inizio era concepita nello stesso modo, una parte sull'esperienza politica generale e una parte di quella nella Quarta Internazionale, poi sono diventati due volumi nettamente diversi, ma nella prima parte, se ci fate caso, chi l'ha letto dedica pochissimo spazio a se stesso, accenni fuggitivi, diciamo, anche alle vicende personali più importanti, eccetera, perché era tale la sua identificazione con il compito che si era trovato ad assolvere e che dedicava poco spazio a questo. D'altra parte, Livio ci ha lasciato un patrimonio importante di analisi, di libri. Pensate, ci sono almeno tre libri dedicati alla storia del PC e che dovrebbero essere ripresi. E dovrebbero essere ripresi perché, diciamo, nonostante sia cambiato profondamente, l'ultimo era la lunga marcia dal PC al PDS, quindi figuriamoci, era ancora PDS, però alcuni elementi, diciamo, fondativi ci sono, eccetera, e sarebbe bene riprenderli in altra forma, non ristampandoli su carta, ma rilanciandoli sistematicamente, diciamo, su internet, diciamo, nel sito, trovando qualcuno che possa dedicare un po' di tempo a questo sito, che ha avuto parecchi infortuni, il sito proprio del Centro Studi Livio Maidan. Io ho cercato di supplire con altre cose, ma impegnando l'organizzazione in certi periodi a fare dei seminari a partire da testi specifici. Sono importanti questi, è preziosissimo la sua riflessione sulla Cina, nonostante è qui ancora più lontana la Cina di oggi rispetto a quella che lui aveva studiato, ma invece è ancora vivo, diciamo, l'eredità dell'infatuazione per il maoismo della rivoluzione culturale, eccetera, è ancora, diciamo, assegnato una parte della sinistra che poi ha fatto di tutto e di più, però sempre conservando un atteggiamento acritico. Io credo che se pensiamo alla ricchezza dell'elaborazione di Livio, negli ultimi anni si era dedicato molto a riflettere sull'economia, tempeste sull'economia mondiale, aveva chiesto consigli e aiuti a un altro compagno prezioso, Gianni Rigacci, che era stato suo ospite nei giorni della stesura definitiva per confrontare, perché Livio amava moltissimo l'elaborazione, certamente era individuale, ma sottoponeva sempre, diciamo, a dei compagni quello che produceva per avere osservazioni, riflessioni, un metodo molto importante che è bene avere, cioè non è il prodotto di un individuo solamente, ma io lo ripeto sempre quando qualcuno dice, ma qualche ammiratore del sito mi dice che belle analisi, mica sono merito mio, ma è del fatto che c'è un lavoro collettivo, e questo l'ho imparato da Livio, che ha sempre puntato su questo sforzo collettivo. E poi penso a tutto quello che erano le analisi sull'America Latina, praticamente
per alcuni anni importanti della sua vita lui è stato quasi più in, materialmente più in America Latina che in Italia, proprio nel momento cruciale dopo l'esperienza di Guevara. Alcuni compagni francesi lo chiamavano Bolivio perché era talmente convinto che era fondamentale costruire una direzione internazionale a partire dai processi vivi che si erano innescati nel momento della comune di La Paz, eccetera, e lui seguiva queste cose senza che poi in Italia ci fosse altrettanto attenzione nel resto della sinistra a queste cose. E i suoi scritti sul Cile sono ugualmente importanti, anche se non volumi, massaggi, eccetera, ma fatti a caldo e sono estremamente importanti. E aggiungerei un altro aspetto che colpì molto quando cominciò a ridursi l'ostracismo nei nostri confronti da parte di alcuni settori di intellettuali, penso a Adriano Guerra, eccetera, nei grandi convegni degli anni 70 e 80 che ci furono organizzati dalla Feltrinelli e dall'Istituto Gramsci su Trotsky e poi sulla crisi mano a mano del sistema sovietico, eccetera, e la cosa che colpiva era la sua attenzione e la sua analisi ricca e complessa delle rivoluzioni algerina, di quella egiziana, eccetera, del nasserismo che invece i partiti comunisti liquidavano tout court come fascismo, come avevano liquidato il peronismo come fascismo, eccetera. Quindi una ricchezza estrema e un'articolazione dialettica di cui abbiamo assoluto bisogno. Credo che sarebbe ora che, nonostante i compiti che abbiamo siano fortemente un po' troppo pesanti rispetto a quello che possiamo fare, però bisognerebbe dedicare più tempo all'aspetto di formazione e utilizzare questo patrimonio che ci ha lasciato e che in parte era, diciamo, da alcuni intellettuali di altre tendenze riconosciuto come importante. Penso alla sua analisi delle classi sociali in Italia, che era in polemica con Silo Slabini, che è, diciamo, importante economista e teorico, e che ottenne una risposta di Silo Slabini contemporanea, fu pubblicata insieme. Non capita facilmente che un astro criticato serenamente, pagatamente, ma anche severamente, diciamo, risponda e accetti il dialogo, perché Livio otteneva da figure come Silo Slabini, come Giorgio Ruffolo, eccetera, una stima, un'ammirazione notevole, mentre invece veniva sottovalutato dalla nuova sinistra. Il libro sulla Cina, Partito, Esercito e Masse nella crisi cinese, che è un libro fondamentale per capire la cosa, non riusciva a trovare una persona che lo volesse recensire e che lo volesse presentare. Alla fine fu solo Aldo Natoli premuto, sia perché era una persona squisita, sia perché il figlio era simpatizzante trotskista, si risolse a leggerlo e a presentarlo in un dibattito. Il resto della sinistra lo ignorò e lo liquidò sprezzantemente. Come dentro Rifondazione non ha trovato lo spazio che avrebbe meritato, lo misero capolista una volta nel Trentino. Nel Trentino ci vuole il 50% per eleggere uno, perché si elegge uno solo, e quindi era un sacrificio e basta che gli avevano chiesto, e lui lo fece naturalmente, serenamente e contento di aver conosciuto tanti bravi compagni, senza pensare minimamente alla sua elezione. E si trovò che quando invece era stato messo in un collegio un pochino più decente a Roma, un attacco abietto da parte del Manifesto, diciamo, è fatto il venerdì a tempo di chiusura della campagna elettorale, gli pregiudicò la possibilità di essere eletto, e lui continuò serenissimamente perché non guardava mai all'immediato e al contingente.
Allora io credo che la migliore forma di onore che possiamo rendergli e che meritano è quella di ricominciare a leggerlo, ricominciare a leggerlo. E questo lo dico perché io stesso mi rendo, io ho messo un po' di cose sue nel mio sito, ma dove sono un po' annegate, invece bisognerebbe proprio ritirarle fuori e fare dei momenti di formazione legati a questo, a questi, naturalmente non solo legati ai suoi scritti, ma i suoi scritti sono una traccia preziosissima. Io non saprei da dove cominciare, diciamo, se non partendo da questo, da questi suoi scritti per affrontare un sistema. E anche direi, nonostante la sorte diversa che hanno avuto le due parti delle sue memorie, perché una è stata pura, la seconda è stata, come storia che c'è qui, la storia della Quarta Internazionale, è stata curata da Alegre e era lui che l'aveva voluto perché dice, bisognava incoraggiare una giovane casa editrice, questi giovani, ha sempre avuto questo atteggiamento di apertura. Però bisognerebbe recuperare la prima, la strada percorsa, che chi l'ha vista sa quanto è preziosa e quanto è fondamentale per capire almeno 50 anni di storia italiana, perché la storia è una storia della sinistra che lui ha attraversato e non è una storia, diciamo, di autoesaltazione, che ripeto, di se stesso parla pochissimo, perfino troppo poco, perfino troppo poco. Però è essenziale. Conosco qualche studente che l'ha usata per prepararsi perfino agli esami di storia contemporanea, perché in definitiva ha questa funzione. E dovremmo, secondo me, ripescarle, perché dall'altro editore, Massari, e bisognerebbe recuperarlo e riproporlo ai più giovani, perché man mano che si avvicinano altre generazioni. Lo trovo particolarmente importante. Volevo poi aggiungere un'altra cosa. Io, è un mio ricordo, c'ho molti ricordi ovviamente di anni di collaborazione con Livio, uno dei quali appunto era la sua umiltà, per cui sottoponeva costantemente, compreso la sua autobiografia, l'ha mandata a alcuni compagni perché la vedessero, diciamo, e per avere osservazioni, e ha accettato suggerimenti su spoltire la parte di polemiche, per esempio, lontane sulla storia della Quarta, non per censurare, dicono poi si possono depositare negli archivi di Amsterdam, eccetera, ma per avere lo stesso impatto su un giovane, è bene, diciamo, spoltire le cose, le vecchie polemiche contingenti, e accettava regolarmente queste critiche, ma poi diciamo, aveva tutta una. Lui sapeva ascoltare e voleva ascoltare. Io dalle volte gli ho portato, andai a trovare con dei giovani compagni, e rimanevano sbalorditi che prima di tutto voleva sentire e farsi raccontare le loro esperienze prima, e non ha mai avuto l'atteggiamento da guru e da maestro. Era un maestro, ma che non faceva assolutamente pesare la sua cosa. Un'ultima cosa volevo dire, perché poi vorrei sentire, sono tanti che possono avere ricordi di Livio qui e che possono dire cosa rappresenta, e poi c'è Marco, il figlio. Io volevo ricordare un episodio che per me è vivissimo. Poco dopo il 69, non ricordo in che anno, la sezione si stava ricostruendo dopo la crisi, la sbandata, la fuga verso il maoismo in tutte le direzioni. Un paio di quelli che erano usciti stavano riavvicinando, eccetera, e alcuni di loro, uno, diciamo il nome, Paolo Flores d'Arcais, che continua a imperversare, era andato in Francia dalla Liga, era andato a parlare con Crivin a dire, voleva un'investitura per diventare la direzione della sezione italiana. Lui gli ha detto, beh, andate, prendete contatto e lavorate nella sezione. Chiesero un incontro e vennero Flores con i suoi 4 o 5 dei fratelli, più alcuni altri compagni, alcuni dei quali non avevano mai visto Livio. Mentre aspettavamo di cominciare la riunione, mentre stavamo per cominciare la riunione, Livio
tanto per fare qualcosa si mette nel cortiletto, c'era un cessetto, non un bagno, proprio un cessetto, e si mette a pulirlo perché ha visto che era sporco e dice lo lascio sporco, no? E si mette a pulire. A un certo punto uno di questi, Attilio Chidarin per intendersi, che è una persona colta, raffinata, eccetera, mi dice ma Maidan non arriva, dice no guarda Maidan è quello che sta pulendo il cesso. Rimase talmente scioccato che rinviarono l'adesione, no, alcuni di loro no, hanno cominciato a scegliere altre cose, e invece lui aveva questa caratteristica, perché doveva essere un altro a pulire il cesso, se era lui in quel momento che era libero e che lo poteva fare, era il suo stile umano assoluto, diciamo, e anche questo mi è rimasto impresso come lezione, diciamo, indubbiamente. Nessuna separazione diciamo di ruoli, e poi ovviamente attraverso questo si apprezzava molto di più la ricchezza del suo contributo e la sua cosa. Allora, riassumendo, io prima di togliere le parole, perché di togliermi la parola e per passarla ad altri, volevo dire cerchiamo di fare, di prendere l'impegno per fare ricircolare una serie di cose, riproporle magari con delle introduzioni che spiegano il perché, cioè, a quelle che già sono memorizzate in internet, e aggiungerne altre, perché ci sono, in particolare sulla storia del PC, si varrebbe la pena di prendere, che c'era PC, Opportunismo e Stalinismo, un libro pubblicato da Simone Savelli, che era molto... il primo era uscito da Schwarz, il secondo era questo, molto più ampio, e poi diciamo varrebbe la pena di farlo, perché nonostante tutto quel passato continua a pesare indirettamente.